È tornato a trovarci a distanza di mesi Jonathan Polotto, youtuber, lo possiamo definire così giustamente, anche se brillante studente di tecnica informatica, però ha questa grande passione che lo ha portato in rete, dove ha tra l'altro 1 milione di visualizzazioni, mi dicevi, vero? E, Jonathan da tempo sta affrontando anche argomenti di grande richiamo sociale, ha affrontato tramite un video anche il problema riguardante il cancro, le malattie, le aree dismesse sul territorio. Adesso si sta occupando di bullismo e lo ha fatto con un nuovo video che è uscito in rete lunedì 1 di ottobre, ma lasciamo che sia lui a spiegarci che cosa lo ha portato innanzitutto ad affrontare il discorso, il tema del bullismo. Sì, allora io sono partito in realtà dalla mia esperienza, perché purtroppo ho vissuto anche io questo fenomeno, quindi sono partito da quella che è stata la mia storia per scrivere questo cortometraggio e produrlo. Il cortometraggio vuole dapprima sopprimere un po' quelli che sono gli aspetti negativi del fenomeno, mettendo invece in risalto quelle che sono gli aspetti positivi che vengono dopo questo fenomeno, ovvero quelle persone che lo subiscono sono in realtà molto di più di quello che gli altri credono, gli fanno credere di essere. Con l'aiuto della coprotagonista, poi si vedrà nel cortometraggio, questo ragazzo riesce a superare le sue difficoltà, perché a causa di questo fenomeno era arrivato a considerare il suicidio, e quindi riconsidera tutti quelli che sono i suoi aspetti interiori, tutte le sue capacità, le sue ambizioni, e quindi poi non spoileriamo il finale, sarà una sorpresa. È un video che parte tra l'altro da un'esperienza diretta, no? Possiamo dirlo, a livello scolastico. Esatto. Sì, io appunto, ripeto, ho vissuto questa esperienza alle medie, precisamente alle scuole medie, e so cosa si prova. Ho voluto un po' contrastare questa cosa, nel senso che il cortometraggio è sì per sensibilizzare a ridurre questo fenomeno, quindi da parte di chi lo provoca, però anche da parte di chi lo subisce, rendersi conto che comunque queste persone lo fanno semplicemente per invidia, perché non hanno altro da fare, perché in realtà sono loro le persone deboli e non chi lo subisce. Al di là degli aridi numeri che tra l'altro tu ci stai precisando, nel 2017, l'anno scorso, Jonathan ricorda che il 30% di adolescenti ha subito bullismo e ben il 46% ha deciso di togliersi la vita addirittura. Dicevo, al di là degli aridi numeri c'è la testimonianza di un 19enne che ha provato sulla sua pelle quello che vuol dire bullismo a scuola e che vuole dare testimonianza diretta anche non solo ai suoi coetanei, ma probabilmente anche al pubblico adulto. A quelli che probabilmente sentono la parola bullismo, ma non avendolo mai affrontato, non, è un argomento che magari non viene preso in considerazione per quello che deve essere, per quello che deve essere valutato. Perché in particolare questo nome, Stand Out? Stand out letteralmente in inglese è un'espressione che indica lo spiccare il volo. Io ho voluto prendere questa espressione come metafora perché appunto il protagonista e comunque tutti quelli che provano questo fenomeno dovrebbero ragionare in questo modo. Ognuno di noi ha qualcosa di speciale, ha delle ambizioni, ha un qualcosa in cui appunto spicca e dovrebbe proprio puntare su quello. Il protagonista nel cortometraggio vuole in un certo senso volare, spiccare per liberarsi da tutto il peso che gli si è messo addosso, e spiccare è un po' una metafora che indica il raggiungere i propri obiettivi, raggiungere i propri sogni nonostante tutti i pregiudizi delle altre persone. L'ambizione è quella di lanciare una campagna contro il bullismo. Sì, diciamo che questo cortometraggio è tra virgolette un pretesto per lanciare appunto questa campagna contro il bullismo, a cui io personalmente sto cercando di includere quanta più gente possibile disposta comunque a sostenere una causa così importante, che siano aziende, brand, influencer, comunque personaggi di ogni tipo, perché è un fenomeno di cui secondo me se ne parla troppo poco e troppo superficialmente anche a scuola, e quindi sicuramente è un qualcosa da cui bisogna partire per contrastare tutto questo. Com'è possibile trovare il video in rete?
Allora, il video è stato caricato su YouTube, però per un collegamento diretto c'è anche il sito che è www.standoutfilm.it, dove c'è anche riportata la trama, il concept e comunque tutta la campagna social. E naturalmente in YouTube è possibile rivedere i video che finora Jonathan ha realizzato, lo ricordiamo ancora, che riguardano temi sociali, ma non soltanto, ci sono anche video sicuramente meno impegnativi. Più simpatici, più divertenti. Bene, allora non ci rimane che vedere questo video, lo ricordiamo, Stand Out contro il bullismo, realizzato da Jonathan Polotto e che ringraziamo. Grazie a voi. Ciao, sono David e il mio sogno è volare. Volare per trovare finalmente la libertà, per sentirmi libero, per superare i miei limiti e spiccare. Stare zitto, lavati sta faccenda. Lasciatemi per favore. No. David, sei in casa? Oddio, David, ti prego, scendi! Vai via, Anna, ti prego. Non fare questo grande errore, David. Pensa a quante cose potresti fare e soprattutto a chi potresti diventare. Non farò niente nella mia vita. Resterò sempre quello che sono, un essere ripugnante e ripudiato da tutti. Meglio togliere il disturbo. Sei molto più di ciò che vedi allo specchio la mattina, David. Sei speciale, come ognuno di noi. Sono gli altri a non rendersene conto. Ma non devi permettere, assolutamente, che facciano credere anche a te stesso che non sia così. Vuoi sapere perché fanno così? Perché loro non vedono quello che c'è dentro. Vedono soltanto la tua faccia, che poi a me sta anche simpatica. Il punto è che ognuno di noi ha qualcosa di speciale, e non di certo grazie alle righe sul viso che tutti vedono. Qualcuno, non si sa chi, ha deciso di darci un dono appena siamo nati, solo che lo ha nascosto così bene che difficilmente gli altri riescono a vederlo, perché si trova nel cassetto, nel ripostiglio più profondo della nostra anima. Ma sai che ti dico? Che cazzo se ne frega se gli altri non riescono a vederlo? L'importante è che sia tu a vederlo e a custodirlo, come hai sempre fatto. Perché se guardi il cielo e sogni di volare in alto, beh, significa che credi ancora in qualcosa. E quel qualcosa sei tu stesso, David. Il futuro appartiene a coloro che credono nei propri sogni. La differenza tra te e gli altri è che tu farai grandi cose, David. Tu sarai lassù, mentre gli altri ti guarderanno da terra e si accorgeranno di quanto tu li veda minuscoli. Mira la luna, David. Mal che vada, atterrerai sulle stelle.
Wow! Buon compleanno, David.